Allora, abbiamo provato a sentire qualcuno in casa vocale, però non siamo riusciti a raggiungerli. Andiamo a sentire invece la voce di Alberto Criaco, che oggi ottiene questa importante vittoria per 2-0 proprio in trasferta in casa del vocale. Mister, ben ritrovato. Buonasera Antonio e a tutti i radioascoltatori. Un bel risultato, chiaramente questo continua la scia positiva della tua squadra, mister. Oggi un'altra importante affermazione, chiaramente Bocale in difficoltà, però il quinto risultato utile consecutivo, sesto utile, terza vittoria consecutiva, chiedo scusa, ma soprattutto 0 gol subiti nelle ultime 5 gare, quindi numeri importanti per questo Brancaleone. Sì, credo che stasera siamo la prima difesa ancora insieme alla Gioiese che è prima in classifica, quindi siamo lì insieme alla Gioiese per avere la miglior difesa del campionato. Oggi abbiamo fatto secondo me una grande partita d'attenzione, una grande partita in termini di qualità, fermo restando che secondo me il Bocale è una squadra ancora viva. In effetti a me stupisce la classifica di questo Bocale. Per gli uomini che oggi che ho visto in campo. Noi dal canto nostro abbiamo fatto secondo me una grandissima partita, l'abbiamo preparata, sapevamo che dovevamo avere pazienza, sapevamo che dovevamo giocare sul palleggio oggi e c'era riuscita, c'è riuscita. È indubbio che sullo 0-0 abbiamo avuto la prima palla gol noi con Matteo Carbone e Marino ha risposto alla grande, poi anche loro su un contropiede, su un calcio d'angolo potevano passare in vantaggio, però oggi abbiamo fatto una grandissima partita per quanto riguarda la concentrazione, ho visto i miei ragazzi affamati, con la voglia giusta e proseguiamo sapendo che ancora ci mancano 11 punti per essere tranquilli, ti ripeto, non abbiamo fatto niente, siamo contenti di quello che stiamo facendo perché onestamente ognuno dei miei giocatori sa quello che deve fare, quindi siamo contenti di questo tipo di situazione. Oggi vedere Matteo Carbone all'89esimo chiudere da quinto, questo ti fa capire poi la voglia, l'attenzione, la costanza e quello che hanno in testa i miei giocatori, è quello che ci inculca la società e quello che poi cerco io di inculcare a questi giocatori. Cioè da questo oggi all'85esimo, 86esimo, ho visto Matteo Carbone fare il quinto a Bocale. Quindi questa è la differenza tante volte tra noi e le altre squadre, la voglia, la fame, la determinazione. E siamo sereni, Sì. Antonio. Adesso questa settimana ci mettiamo al lavoro perché domenica Arriva abbiamo Lacri. solo arriva là che abbiamo tutto da perdere e quindi con la stessa fame, con la stessa determinazione Perché in partiremo da questi martedì. casi tenere alta l'attenzione diventa più complicato, forse. Per questo io ancora voliamo basso ed è giusto così perché noi domenica dobbiamo non lasciare spazio a fraintendimenti, a nulla di nulla, noi domenica dobbiamo aggredire in termini calcistici parlo, dobbiamo aggredire la squadra che verrà a farci visita e fare nostra la partita e cercare di andare a 31 punti, poi mancano 7-8 per metterci questa benedetta pietra sopra perché ce lo meritiamo, perché adesso mi sto accorgendo che tanti sorrisetti, come ti dicevo domenica scorsa, iniziano a trasformarsi in pacche sulle spalle e poi così è facile buttarsi sul carro ogni anno e quindi ancora dobbiamo aspettare, aspettiamo in modo tranquillo e sereno, al momento siamo a 8 punti dalla zona calda, però ti ripeto non abbiamo fatto niente perché so che basta perdere qualche partita, so che se Vabbè, poi do basta guardare spazio. anche il calendario e le gare che verranno dopo, cioè è importante, tra virgolette, fare cassa dove è possibile, Sì, senza. assolutamente, ma oggi per noi, credimi Antonio, non è stato facile, poi se deve passare il concetto che il Brancaleone va a Bocale e vince, cioè che sia una cosa normale, non è normale. Io credo che il Brancaleone oggi è andato a Bocale con la testa giusta, con le cose giuste fatte in settimana, con le situazioni giuste fatte in settimana, con il lavoro che questi ragazzi fanno in settimana. Ti ripeto, secondo me dal punto di vista della qualità il Bocale era fortissimo nel girone d'andata, è una squadra molto forte, forte anche oggi. Poi
di fronte c'era il Brancaleone, siamo riusciti a vincere, e questo era importante portare qualche punto. Siamo riusciti a portare 3 punti, credo poi meritatamente, perché nel complesso abbiamo fatto meglio, ma non deve passare come una cosa normale che il Brancaleone va a Bucale e faccia i punti, ecco. È inutile dirti che ti sei portato a 3 punti dai playoff, perché è inutile dirlo. No, è inutile che parliamo di sta roba qua, perché ti ripeto, io sono concentrato ad andare poi a ricercare questa benedetta salvezza, e so che, ti ripeto, mancano 11 punti per stare tranquilli, e quindi io devo ricercare questi 11 punti da qualche parte. Già da martedì dobbiamo essere sul pezzo, perché noi domenica abbiamo tutto da perdere, niente da guadagnare, quindi domenica voglio la squadra concentrata, e prima chiudiamo sta pratica Acri, e poi ci immergeremo sicuramente in un tour de force, perché non bisogna dimenticare che noi, è vero che abbiamo ancora 11 partite, ma ci faranno visita in casa nostra la Gioiese, ci farà visita lo Scalea, che sono le prime due della classe, ci farà visita l'isola Caporizzuto. Cioè noi non abbiamo partite in casa nella quale possiamo fare dei calcoli. Noi dobbiamo stare sul pezzo e andare a ricercare punti dappertutto, sapendo che sarebbe un grande traguardo già la salvezza. Quindi quello che succede sopra, ti dico la verità, non mi interessa, e te lo dirò da qui fino al momento in cui ci arriviamo a quota 39, Antonio. Sì, questa è la quota salvezza per Alberto Griaco. Va bene, grazie mister. Buona serata, buona serata. A tutti. Buona serata.